scusa se ti interrompo per sintetizzare tutto quello che stai dicendo adesso. Il concetto di media, centri media, il loro lavoro si basa quindi su degli algoritmi, quindi su qualcosa di molto informatico, molto digitale, nel senso proprio di utilizzo di numeri. E quindi la tua tesi è che siamo immersi dentro un mondo fatto di algoritmi. La televisione, non solo quella digitale, ma anche ancora la televisione vista attraverso il satellite, il digitale terrestre, eccetera, è comunque frutto di lavoro fatto con dei software, con degli algoritmi. I giornali in qualche modo sono fatti attraverso l'informatica, l'impaginazione vista con dei criteri, paradigmi, modelli e formati forse anche un po' vecchi ormai. E quindi noi come esseri umani siamo un po' troppo dentro dei numeri che ci fanno un po' perdere la nostra umanità. È un po' questa la tesi Sì, che sviluppi. sì, tenendo conto che gli algoritmi per fortuna ci sono, cioè questo deve essere fuori discussione, è giusto che ci siano, ma non sono un fine, sono uno strumento che ci devono portare all'uomo. Quindi quello che è giustissimo, il lavoro digitale corretto, però poi non ci dimentichiamo che il digitale sono le dita, quindi Sì. anche lì torniamo, cioè, è giusto lavorare per algoritmi, per lavorare per banche dati, per ricerche, per GRP. Poi però non ci dimentichiamo che serve anche un altro passo, cioè tutti questi sono strumenti e non fini. Il percorso, se noi dobbiamo arrivare a vendere un oggetto, noi dobbiamo arrivare all'uomo. Questi sono tutti strumenti che ci agevolano, sono macchine, però poi la guida la dobbiamo fare noi. E il nostro obiettivo deve essere l'uomo, non deve essere la macchina. Cioè, non dobbiamo essere contenti di aver fatto il piano media con gli algoritmi giusti e poi non ci ricordiamo neanche quale sia il prodotto o a chi dobbiamo Certo. parlare. Un aneddoto che riporto nel libro che capita spessissimo è che riunioni media in cui si parla di magari bisogna approvare un piano, e io poi ho lavorato anche dall'altro lato come cliente, quindi diciamo l'ho vista in tutte e due le sponde questo aneddoto. Si deve approvare un piano media, si parla numeri e quant'altro, poi esce sempre quello che dice sì, va bene, facciamo adesso, sistemiamo i conti, eccetera, eccetera, ma mio figlio mi sono accorto che guarda tanto quel canale lì. E allora perché? Chi sta immerso nei numeri ogni tanto esce fuori con mio figlio che sa benissimo, che lo dice che non ha alcuna rappresentatività e che in termini scientifici non vale nulla perché uno Certo. contro tutti i numeri che abbiamo visto finora. Però è proprio un sintomo, cioè c'è bisogno a un certo punto di ossigeno, cioè di riportare al concreto, all'umano, quel numero. Perché Anche chi deve. perché il figlio è emozione per chi ha un figlio. Esatto, e poi il figlio è perfetto, è la perfetta trasposizione del target, perché un padre, io non ho figli, quindi lo posso dire, un padre non sa nulla e sa tutto sul suo figlio, come il brand manager non sa nulla e sa tutto del suo target, no? Quindi è esattamente la metafora giusta. E dopo aver lavorato numeri, che ci devono essere, lo ripeto all'infinito perché anch'io mangio pane Excel, però poi non ci dimentichiamo che io devo parlare a mio figlio, quindi devo sapere, oltre alla sua classe socio-economica, il livello di istruzione e quant'altro, devo anche sapere se gli piace la pizza margherita o la boscaiola, perché probabilmente lo stile di vita influisce tanto quanto la classe socio-economica. Quindi l'emozione è equivalente anche alla creatività, e la creatività è alla base del lavoro pubblicitario. L'algoritmo viene dopo. Però Però tu vengono mi... Eh insieme, l'ideale sarebbe se venissero sì, insieme, certo, e cambio di magari con la testa, stessa emozionalità, no? assolutamente. Mi raccontavi prima del contest che fate tutti gli anni, che si chiama Giovani Leoni, fate tutti gli anni in Sipra. Ed è un premio che date ai giovani creativi. Mi raccontavi di quanto emozionante sia stato per voi in sala quando avete visto per la prima volta il risultato dei lavori dei giovani creativi, quanto sia stato emozionante vedere queste creatività che poi sono state fatte in 2 giorni, da quello che mi hai detto. E nello stesso tempo mi hai anche detto: ma perché in televisione non si vedono dei prodotti di questo tipo?
Sì, devo dire che questo premio è veramente una boccata d'aria, nel senso che vedere in una sera una trentina di spot creati da giovani creativi su un brief datogli il venerdì sera e avendo a disposizione quindi i giovani il weekend per produrre questi spot, è stato veramente bello ed è veramente bello perché. Adesso non voglio esagerare, ma veramente il 98% di quegli spot avevano un tasso di creatività elevatissimo. Erano tutti spot, oltretutto oggi con le tecnologie ben fatti, quindi veramente da poter mandare in onda. E quindi questo è positivissimo, cioè vedere che giovani sotto i 28 anni riescono a fare dei prodotti del genere con quel tasso di creatività è formidabile. Poi il problema è che spesso in televisione ovviamente ce ne sono altrettanti, forse non il 98%, ma comunque c'è una grossa fetta di creatività. Il problema è che poi ovviamente il collegamento fra creatività e prodotto risponde a tante altre regole. Quindi da un lato è un peccato, tra virgolette, perdersi un po' di questa creatività, ma dall'altro è una speranza, perché, ripeto, vedere che così tanti prodotti fatti da questi ragazzi sono ottimi, significa che insomma c'è di che sperare, perché sicuramente loro sono i giovani creativi oggi, ma saranno i direttori creativi del domani, quindi sicuramente la pubblicità è più che mai viva, quindi il segnale che usciva forte da quella serata era proprio quella. Abbiamo speranze di emozionare in Assolutamente. futuro con la pubblicità, che comunque è uno dei prodotti dell'intrattenimento che contiene le serate, le giornate di tante persone. E secondo me non solo Quindi facciamo uno emozionarci. spot per la pubblicità. Eh sì, ma lo spot è semplicemente che la pubblicità emoziona, ma non solo col contenuto, cioè quello che poi alla fine è un po' il senso di questo discorso, è che la creatività è ovunque, permea tutto il settore della comunicazione e della pubblicità. Quindi non ci fermiamo soltanto allo spot bello, ma facciamo anche creatività nel modo in cui quello spot arriva alle persone. Quindi facciamo media creativo. Se ne fa sempre di più e sempre più i clienti lo chiedono. Però facciamo la testa alta, cioè nel senso non ci tarpiamo le ali da soli e soprattutto quando il cliente ci dice fammi una proposta diversa dal solito, aeriamo il cervello e facciamola. Non Insomma. spaventiamoci. No, non spaventiamoci e sperimentiamoci. Quindi, poi alla fine, comunque, la comunicazione è anche sperimentazione. Quindi, ci sono tanti settori oggi in cui si può sperimentare, magari sui canali specializzati, che hanno target più targettizzati. Scusa, un gioco di parole, però è così. E quindi, magari è anche più facile fare sperimentazione rispetto a qualche anno fa, in cui mandare lo spot su un canale generalista significava veramente un investimento e anche a livello di ritorno, se era una sperimentazione un po' pericolosa. Oggi abbiamo la possibilità di sperimentare, quindi appunto non spaventiamoci né dal punto di vista media né dal punto di vista creativo e soprattutto dall'insieme delle due cose, perché quello che secondo me oggi è sempre più fondamentale è vero, sono due settori separati, così come il giornalismo e la pubblicità. Sono due mondi che per carità, il diavolo è l'acqua santa, poi ognuno decide qual è il diavolo e qual è l'acqua santa. Ma invece sempre più bisogna integrarsi con tutte le tutele del consumatore, perché il messaggio pubblicitario è un messaggio pubblicitario, è quello editoriale è quello editoriale. Però sempre più i confini sono labili e quindi sfruttiamoli, ma non per fare un torto al consumatore, anzi, per dargli un prodotto che si allinea con le sue aspettative, che magari lo stupisca o lo emozioni, non solo perché è fatto bene, ma anche perché è arrivato nel momento giusto della giornata. Quindi anche sul media si può fare credibilità. Anche perché oggi con il web c'è un ritorno, un feedback positivo da parte dei consumatori. Cioè, i Esatto. consumatori non consumano più passivamente il messaggio pubblicitario, ma ci partecipano dicendo che magari non è bello, che va contro l'etica, ad esempio per le questioni di genere, sto pensando, questioni razziste, queste Certo. cose qui, politiche anche.
e quindi in qualche modo incidono creativamente sul prodotto pubblicitario. Sì, ed è bellissimo, perché alla fine comunicazione viene dal latino, significa mettere in comune, però quello a cui non si pensa spesso è che si pensa che la comunicazione siano parole, aria. Invece in realtà dentro comune il latino ha munus che significa lavoro, ma significa lavoro vero, cioè sudore. Addirittura il munus era il combattimento dei gladiatori, quindi altro che parole, era sangue, era vita vera e cruenta anche. Quindi comunicazione significa fare una cosa insieme, non soltanto chiacchiere. Tant'è che la comunicazione di un brand significa fare anche il brand, no? Quando bisogna lanciare un nuovo prodotto, il primo passo è dare valore a quel brand, dargli un posizionamento, quindi far sì che quella marca lì sia vissuta in quel modo. E quindi significa proprio fare una cosa, cioè prima non c'era, adesso c'è. Se questo si riesce a fare anche con i consumatori, è veramente la comunicazione, cioè abbiamo fatto una cosa insieme, noi da questa parte e il consumatore da quell'altra, quindi è meraviglioso. Poi il discriminante sta nel cogliere, cioè nel saper prendere quello che ci torna dal consumatore senza paura, di nuovo, senza spaventarsi, e Infatti. cercando di mettere a fatto comune quello che c'è di buono di qua e quello che c'è di buono di là.